Dopo 10 anni quanto è importante riportare la partecipazione a Palermo? Credo che questa sia la sfida più importante per questa città, far sì che ci sia una vera democrazia partecipata e non solo una democrazia delegata. Palermo ha la necessità di riappropriarsi del proprio futuro partendo proprio dalla parte, dal fatto che i cittadini debbano costruire ipotesi di governo per Palermo. Non serve soltanto l'attenzione, il controllo, la consultazione, dobbiamo fare in modo che i cittadini attivamente partecipino a questa esperienza. Inoltre penso che la grande sfida del decentramento sia importante, dobbiamo completare un processo avviato tanti anni fa e in questo modo potremo concretamente avvicinare le istituzioni ai cittadini palermitani. C'è molta sfiducia nei confronti della politica e delle istituzioni e quindi il tema della partecipazione, del decentramento del governo e dell'informazione corretta credo che sia una grande sfida per il futuro e per la trasformazione concreta della città di Palermo.